Ragazzi, ciao a tutti. Stasera c'è Inter Salernitana. Come ripeto da sempre, Inter favoritissima. Stasera quotata mi pare 1,08, 1,10. Se vince va a 63 punti, ragazzi. Pensate, 63 punti, ma specialmente va a più 10 dalla Juve, ragazzi. Pensate un po'. Più 10 dalla Juve. Io qui c'ho la classifica e vi dico soltanto che adesso è già più 7. Gazzetta dello Sport mi dice più 7. E se vince va a più 10. Vedete? 60 Inter e 53 Juventus. Calcio, vedete calcio. Juventus Inter più 7, eccolo qua. Classifica. Inter 60, Juventus 53. Se vince, pensate un po', più 10. Ma tanto non penso che la Juve farà la terza sconfitta consecutiva. Verona è favorita perché ritorna Vlahovic, ragazzi, quindi Juventus 53, Juventus e Milan 52, Atalanta 42. Le ultime tre, come sempre, Verona 19, Cagliari 18 e Salernitana 13 punti. La Salernitana, ragazzi, 80% in B. 80% in B nella Salernitana. Quindi mettete nei commenti anche voi chi pensate che vinca lo scudetto Inter. 80% Juve, pochissime speranze di vincere lo scudetto. Il ranking UEFA, Italia sempre prima grazie a Lazio e Milan, così 5 squadre in Champions, ragazzi, pensate. La classifica. Le vittorie su Bayern e Rennes confermano il primo posto della Serie A davanti a Germania e Inghilterra. Delle quattro squadre in più previste nel 2024-2025, due saranno individuate con questo criterio, ragazzi. Pensate un po'. La ripresa delle coppe europee, giunte alla fase di eliminazione diretta, porta con sé grandi notizie. Per l'Italia, con i successi d'autore di Lazio e Milan, nell'ottica della possibilità di portare una quinta squadra alla Champions League dall'anno prossimo, dal 2024, infatti, ci sarà un allargamento da 32 a 36 squadre, che si sfideranno in un unico grande girone in cui ogni club giocherà almeno 8 gare contro avversari sempre diversi, individuati tramite sorteggio. Ultimata questa fase, che si svolgerà da sempre 2020, da settembre 2024 a gennaio 2025, le prime 8 in classifica accederanno direttamente agli ottavi di finale, mentre le formazioni dalla nona alla 24esima posizione saranno impegnate ai sedicesimi. La quinta squadra, dunque, la Champions aprirà i battenti ad altre quattro formazioni nuove a partire dalla prossima edizione. Di questi posti aggiuntivi, due saranno assegnati in base alle prime due posizioni del ranking delle singole federazioni relativamente all'ultima stagione sportiva, quindi 2023-2024. Poi vediamo un po' della Champions League, vediamo le ultime sull'Inter. Inter, Inzaghi non fa turnover. Contro la Salernitana riposano solo in due. Lautaro c'è, ragazzi. Mettete nei commenti come finirà Inter Salernitana secondo voi. 3-0, 4-1. L'idea di portare in panchina l'Argentina è durata solo una notte. Contro i campani, ultimi in classifica, il tecnico vuole puntare sui titolari e fa bene. Bravo Simoncino Inzaghi, fa bene. Lautaro Martinez è titolare. La tentazione di Simone Inzaghi di far riposare il capitano e bomber dell'Azzurro è durata solo una notte. Dopo averlo messo tra le riserve nella seduta di ieri pomeriggio, stamani nell'ultimo allenamento dedicato alle palle inattive, l'attaccante era titolare al fianco di Thuram. All'andata nel match della Recchi, partendo dalla panchina, il Toro aveva segnato 4 reti. Stavolta spera di essere decisivo dall'inizio e poi di essere sostituito in anticipo per riposarsi in vista degli ottavi di Champions. Ricordiamo,
Martedì l'Inter contro l'Atletico Madrid, ragazzi, fa anche rima. Poco turnover, Inzaghi come previsto non ha schierato un Inter 2, ma ha fatto solo 3 cambi rispetto alla formazione che ha superato la Roma e la Juventus. Dentro De Vrij al posto dell'infortunato Acerbi e fuori due esterni, Darmian e Di Marco, per far spazio a Dumfries e Carlos Augusto. Conferme invece per Pavard e Bastoni in difesa. Per il portiere Sommer e per il terzetto in mezzo composto da Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. Inter, curva nord senza bandiere, zittita dopo incidenti con la Juve, ultras. Ah, vediamo un po', ragazzi, questa notizia. Niente coreografia contro l'Atletico in Champions e nessun impianto di amplificazione della voce. Dopo il provvedimento dell'autorità di pubblica sicurezza. Avete visto, ragazzi? Queste curve, troppo casino, vedete? Per sicurezza li hanno zittiti, li hanno multati. Zittiti e multati, direi. Gli rimane solo la voce. Dopo gli incidenti nella sfida con la Juve, la curva nord non potrà esporre bandiere, utilizzare impianti di amplificazione della voce sino al termine della stagione. Il provvedimento dell'autorità di pubblica sicurezza è stato reso noto dallo stesso tifo organizzato nell'azzurro con un post social. Ci aspettano tante battaglie importanti. Si legge nella nota, purtroppo a causa dei recenti avvenimenti in curva non ci saranno bandiere. L'impianto col microfono e la coreografia prevista con l'Atletico non verrà realizzata. Paghiamo dazio e ce ne assumiamo la totale responsabilità. Faremo in modo di non cadere di nuovo in errore, saranno mesi duri. Ma se ognuno di noi fa la sua parte, saremo ancora la curva migliore d'Italia. Inter, FC Inter. Daspo, al termine di Inter-Juve, pensate un po', ragazzi, al termine di Inter-Juve, i tifosi interisti, dopo la mezzanotte, avevano lanciato bombe carta verso i mezzi delle forze dell'ordine e i pullman dei tifosi juventini, causando il danneggiamento di un veicolo della polizia. Figuriamoci, ragazzi. Di queste notizie se ne sentono sempre. Siamo in Italia. Comunque, ragazzi, eccolo qui. Allegri, Juve col tridente. Continueremo col 3-5-2. Non cambio per tre risultati negativi. In conferenza, Juventus. Il tecnico bianconero stoppa sul nascere l'ipotesi tridente Chiesa, Vlahovic, Ildiz. Poi sul Verona. Sarà una gara difficile. Dobbiamo stare più attenti nei particolari che decidono le partite. E io la Juve la vedo un po' favorita. Non credo che verrà sconfitta di nuovo dopo due sconfitte consecutive, e se no Allegri sarebbe a rischio, ma non credo. Secondo me è favorita la Juve a Verona. Sarà una gara difficile, dobbiamo stare più attenti in particolare che decidono le partite. La Juve riparte dal Verona, ma quella di domani è molto più che una semplice trasferta. Anche secondo me gli hanno negato un rigore la Juve sacrosanto con l'Udinese, perché c'era. Perché ho visto uno dell'Udinese proprio chiaramente prendendola con la mano. C'era rigore, non gliel'hanno dato. Gliel'hanno regalata all'Udinese per farlo salvare, chissà perché. Strigliate non servono. Più si parla e meno si fa, dice Allegri. Ma non è un bel momento, sottolinea. In conferenza e a Verona è sempre complicato. Baroni sta facendo un ottimo lavoro nelle difficoltà. Con Inter e Napoli ha perso nei finali di partita. Bisogna avere un atteggiamento migliore, come attenzione ai dettagli, dice. Il risultato condiziona il giudizio, ma le prestazioni ci sono state anche nelle sue ultime uscite. Allegri ritrova 4 attaccanti su 5, ancora i box solo che, ma stoppa sul nascere l'ipotesi tridente Chiesa, Vlahovic, Ildiz, il 3-5-2, ragazzi, il famoso 3-5-2. Andiamo avanti con il 3-5-2, perché non sono tre risultati negativi che ci devono togliere certezze. Il calcio non è un'equazione matematica e serve equilibrio, dice Allegri. Nella variazione tattica del 2017, quello del 4-2-3-1 con Mandžukić e Dybala quadrato alle spalle di Higuaín. C'era bisogno di aria fresca. Adesso non serve. Quello che ha fatto la differenza nelle ultime partite sono stati particolari, dice lui. Va avanti ancora col 3-5-2. Vedremo, vedremo. Vedremo se farà bene a Verona, ragazzi.
Spero che il video vi sia piaciuto. Mi raccomando, mettete like, iscrivetevi al canale e commentate, commentate, commentate. Stasera non perdetevi Inter Salernitana con l'Inter favoritissima, ragazzi, e vedremo quello che succederà. Io direi un 3-0 o 3-1. Scrivetelo nei commenti. Io vi ringrazio e ci vediamo in un prossimo video. Ciao.